siamo in compagnia di Roberto Binetti, coach del Newbie K Barletta. Allora, nuovo KO per la sua squadra. Valutazione tecnica della partita. Cosa non è andato? Il punteggio prima di tutto. Meno 17 è un pochettino pesante, anche se sapevamo benissimo di affrontare comunque la capolista. Una squadra molto forte, attrezzata sicuramente per vincere il campionato. Noi veniamo fuori da un paio di settimane un pochettino complicate, tra infortuni, assenze e sinceramente anche una mancanza di allenamento nelle ultime settimane, come vi dicevo, che ci stanno portando a non riuscire a tenere la partita 40 minuti. Ecco, gli attimi prodromici alla partita, qualche attimo prima della gara, come l'avete vissuta, visto che comunque avete affrontato la capolista? Come l'abbiamo vissuti? Prima di tutto l'ho vissuti stando a Barletta ancora alle 6 e un quarto, perché un ragazzo è arrivato tardissimo, perciò già siamo arrivati qua a Cerignola tardissimo. No, sinceramente in tutta tranquillità, perché io personalmente cerco anche di inculcare anche ai miei ragazzi l'idea di affrontare tutte le squadre sempre alla stessa maniera, che sia la prima o l'ultima in classifica. Naturalmente poi quando scendi in campo ti trovi con giocatori di diverso livello naturalmente rispetto all'ultima in classifica, però la mentalità è sempre la stessa, almeno è quello che proviamo a fare. Poi naturalmente arrivi in campo ed è tutta un'altra cosa, però dal punto di vista mentale noi ci prepariamo a tutte le partite sempre alla stessa maniera, che sia la prima, che sia l'ultima o che sia la squadra di metà classifica. Ecco, le vacanze natalizie sospenderanno il campionato, si ripartirà a gennaio, affronterete il San Severo, comunque una squadra ben attrezzata, come l'affronterete appunto questa squadra? San Severo la conosciamo da 3 anni, ci incontriamo praticamente da 3 anni sistematicamente, sia in andata e ritorno, e devo dirti la verità, ci porta comunque un pochettino male perché non abbiamo ancora vinto in questi 3 anni contro San Severo, una buonissima squadra con dei giocatori buonissimi e un buonissimo allenatore. Come ci prepariamo? Per adesso sinceramente ci facciamo queste vacanze guadagnate e sudate, riprendiamo l'attività molto probabilmente il 7 gennaio e vedremo un pochettino, uno, la situazione di mercato, perché molto probabilmente d'accordo con la società probabilmente metteremo mano al portafoglio per vedere sul mercato se c'è qualcosa di buono, perché stiamo cercando qualcuno per rinfoltire la rosa visti gli infortuni e i problemi di lavoro che ci sono di solito, e poi di conseguenza ci prepareremo a questa partita sperando di cominciare veramente in maniera un pochettino diversa, perché non è facile giocare sempre con il suo groppone 1, 2, 3, 5 sconfitte sulla testa, perciò cercheremo di resettare tutto e di ripartire completamente da zero come se fosse completamente un altro campionato. Avete già un'idea precisa di quale sia il prossimo giocatore da acquistare, il prossimo acquisto? Nella maniera più assoluta, sappiamo cosa ci serve dal punto di vista dei ruoli, ma per quanto riguarda il giocatore qualche idea ce l'abbiamo, ma non possiamo darvi delle indiscrezioni. Beh, allora, ringraziamo coach Binetti, dal Pala di Leo è tutto, per Assisportivo, i tuoi occhi sullo sport.